In gara 1 non c'erano, guardate Garnett quante piccole porcherie ti fa, ti gira la spalla, giocatore veramente sorprendente, però è difficile uscire da quell'angolo con un buon passaggio. Se la palla non esce corta ma esce lunga sulle linee di passaggio, Rondo arriva, recupero propiziato da una buona difesa, e qua LeBron sorpreso da Rajon che cambia direzione e porta a casa il fischio. Sgambetto chiaro ai danni di Rajon Rondo, per quanto involontario, per terra c'è andato lui, ricordando le dichiarazioni prima di gara 2, tende a rialzarsi però e a tornare ancora più forte di prima. Siamo a 11 e 4 assist e soprattutto siamo a 7 tiri liberi in un quarto sostanzialmente, adesso 8 rispetto agli 0 di gara 1. È ovvio che non c'entri niente mandare per terra gli avversari, vieni tu con la testa per attaccare e per difendere e vedrai come Spoelstra, molto allarmato, ferma lui la partita. Ferma lui la partita e, ripeto, Miami deve dimostrare di poter cambiare il ritmo della partita in una maniera diversa dal far fare 30 punti di fila a LeBron James e Dwayne Wade, che non sempre è necessariamente possibile. Certo che non andrà avanti a colpi di 1 su 10 per tutta la partita, però non è detto che sia sempre possibile, come la domenica a Indianapolis, dire adesso facciamo noi due e basta, perché 1 contro 2 e 1 contro 2 fanno fatica anche loro. È chiaro che se 4 uomini sono impegnati a marcarne 2 e gli altri 3 dovrebbero godere di un po' di libertà. Quello che non ho mai capito di coach Vogel nella serie precedente, ma mettigli 2 giocatori addosso per un intero quarto, ha preso 30 punti da Wade non mandandogli mai un altro, pur avendo i giocatori per farlo. Mi sembra che Rivers questa sera invece abbia preso il contesto e l'abbia trasformato in questo: ci battano gli altri. In maniera molto radicale, lo avete visto durante il time out, blocco eccellente da parte di Haslem, solo adesso ruota qualcuno, spazio per Shane Battier, ecco uno degli altri che deve provare a battere i Celtics. Perfetto, Garnett però aveva raddoppiato la palla, è andato lui a fare il close out a 1,14 m. E neanche un brutto close out, non il tiro più facile della serie per Shane Battier, che ha già segnato 2 volte dagli angoli. Fondamentale quello che succede negli angoli, e in caso di eventuale finale Miami-San Antonio, gli angoli sostanzialmente decideranno la finale stessa, mentre intanto ragione continua a spiegarla. Gli altri passano dietro e lui continua a far canestro. Quando gioca San Antonio, guardavo la partita l'altra notte, il campo sembra 2 metri più largo però. Solo 2? Cioè il close out sui tiratori esterni di San Antonio chiede veramente 1,5 metri più della media, e in realtà il campo è lo stesso. Io vorrei vedere Green e altri a Charlotte se tirano col 45 da 3. No, possiamo già assolutamente dire di no. Favoloso close out da parte di Kevin Garnett, il massimo che si possa fare. Bravissimo Shane Battier a rimanere concentrato sul ferro e a segnare questi 3 punti così importanti. Sempre doppia cifra di vantaggio però per Boston, spinta, trascinata da un grande Rondo, intervento di interno piede di Kevin Garnett che ridà 14 secondi agli Heat. Pensa se venisse anche Ray Allen. Ecco, questa è la grande domanda. Se solo fa un paio di visite Ray Allen, allora sì, avremo una serie. E infatti, in campo, il suo allenatore fa fatica a toglierlo, anche perché non ha molte alternative, però sinceramente non lo vedi. Ricezione per Shane Battier, poi Haslem consegnato per Wade in 2 contro di lui, rotazione dalla linea di fondo proprio di Ray Allen, sbaglia Haslem, un tiro tutt'altro che impossibile. Il piano di gara di Boston sta dando risultati straordinari finora. Blocco di Garnett, movibile, semovibile, Allen scambia con Rondo, è lì a fare la sponda come se fosse il peggior giocatore della squadra, e invece uno dei migliori dell'NBA in assoluto, palleggia il resto tiro e canestro, KG. Ma sbagliano mai, tra l'altro, stanno tirando in maniera sublime. Secondo me la metà dei blocchi di Garnett sono irregolari, e perché è andata a scuola da lui se li vede fischiare, lui no, perché è troppo bravo, troppo tecnico e troppo smilzo. E qui fa una cosa alla Duncan, ovvero sia faccio finta di aiutare, ti intimidisco, per poco non recupera, anzi recupera il pallone, poi fa perno sul sedere, si fa anche un giro a terra. Ma in che forma fisica è? Esatto, perché Duncan si parla col corpo di Garnett, che non è una brutta idea. Guardate l'intelligenza agonistica di Rondo, che voleva tirarla contro Haslem per guadagnare la rimessa. La palla in qualche modo resta lì
E guarda Garnett che si siede sopra Haslem. E Haslem con il corpo pesta la linea e quindi è possesso per Boston. Ancora Rondo, ancora contro la difesa che passa dietro. Più 15 Boston Celtics. 15 anche di Rondo? Rondo sta tirando in un modo straordinario. Oddio, sono appoggi, eh? Non c'è nessuno nei primi 4 metri. Wade continua a passare il pallone, ricezione al gomito per Shane Battier. Orrendo attacco di Miami, guardate la spaziatura, ovviamente fa canestro Mario Chalmers. C'era Chalmers nell'angolo, Wade a 30 centimetri e Battier al gomito, peggio impossibile fare, ovviamente tre punti. No, Mario si è fatto dare il tecnico perché ha parlato a Dooling dopo il tiro da tre punti. Immagino stimolato dall'autoctono. Eccolo, eccolo qua. Ecco. No, Mario. E Washington è a un metro e dopo 5 minuti di taunting gli dice, e stavolta è tecnico. Attenzione, libero di Allen. A bersaglio. E Doc Rivers, grande sceneggiatore, fa battere il tiro libero a Ray Allen per dire abbiamo fiducia in te, sei il miglior tiratore di liberi anche se hai fatto 3 su 7 in gara 1 e viaggia a 65 nei playoff, e gli fa vedere una palla che esce dal canestro che comunque lo aiuta psicologicamente. Vedo che è stato bravissimo a non entrare nel casorio. Attenzione Ray Allen che esce col pilota automatico, è incredibile la psiche umana. Ci meraviglio ogni volta di più, eh. Però questa psiche umana deve essere letta da un allenatore e Rivers la legge come solo Greg Popovich la legge in questa lega. Vado anche sopra, secondo me Rivers da questo punto di vista è il numero uno. Ricezione per Chalmers, Shane Battier si allarga, blocca Haslem, Marione ci prova, naturalmente stimolato da quello che è successo in precedenza, gli attributi ce li ha, eh. Questo non è in discussione, Rondo avrebbe una mezza idea che diventa intera, porta al ferro Shane Battier, ci mette una mano Ray Allen, poi Miller per Chalmers, Wade con mezzo passo di vantaggio, rimette nelle mani dell'Alascano, Miller cerca l'angolo, grande deviazione da parte dell'ineffabile Rondo, ancora attacco difficile per Miami. Guardate Garnett nella direzione di Wade, non si passa, arriva il raddoppio, arriva lo scarico per Chalmers che ha una linea di penetrazione, Garnett è ancora lì, sbaglia Haslem, ancora Chalmers che trova il terzo canestro consecutivo. È il Rio Show comunque, eh? Si sente LeBron in questo momento e d'altronde è da solo. Tra l'altro non so se avete notato nell'azione precedente di Rondo, con Battier, Miller e Haslem è totalmente priva di intimidazione la front line di Miami. Adesso Rondo può anche provare ad andare al ferro. Abbiamo una partita più per demerito di Miami, secondo me, di quello che si potrebbe immaginare. Ma l'abbiamo, eccolo il Rio Show. C'è Garnett e quindi fai fatica. Haslem e lui la tiene viva e cerca il tiro più difficile della serata e gli va anche dentro. Ed è veramente difficile, in più c'era anche il fallo passando sotto il braccio dell'avversario. Giocando questo tipo di difesa i Boston Celtics dovrebbero andare fortemente sotto a rimbalzo difensivo. Qui intanto ecco che cosa è successo nella notte. Abbiamo perso 59 partite per niente. No, Michael. E però adesso spiegate al resto dell'NBA che la lotteria non sia truccata. Chi ha vinto? New Orleans. Il resto dell'NBA è convinto che ci fosse la pallina calda. Non è truccabile, non la pesca l'uomo, la pesca la macchina. La macchina è truccata. Casualmente New Orleans ha Anthony Davis a disposizione. Non è truccata. Ma certo che non è truccata, lo ma so, spiegala lo so. Loro. Beh, ma nessuno è in condizione neanche di poter avanzare il dubbio se non a cena dopo un paio di bicchieri. Certo, ma ieri girava ovviamente attraverso i soliti canali NBA. Vuoi vedere che New Orleans prende lei Anthony Davis? Oh, ce l'hanno loro. E a questo punto New Orleans diventa molto interessante, ma veramente molto interessante, mentre LeBron si vede respingere il passaggio da Michael Pietrus, recupero perfezionato da Ray Allen, Rondo a tutta velocità in mezzo alle gambe, palleggio arresto, tiro favoloso primo tempo, anche se finisse qui, di Rajon Rondo e dei Boston Celtics. Miami solo 28 punti, ancora LeBron per Wade, blocco di Anthony è sempre più solo, sembra Coppi veramente sullo sterbio, alla fine lo mandano in lunetta. Tiro di sinistro di Joel Anthony con fallo neanche tanto duro che è andato a un buoni 30 centimetri dal ferro.
Questi sono il 17° e il 18° punto di un giocatore che non ha assolutamente eguali. Veramente strano ma vero. E avete visto la distanza, non in situazioni di pick and roll, semplicemente di uno contro uno che gli concedeva Chalmers.